Ciao ragazzi, oggi ho raggiunto il tempo limite per le gomme da neve, quindi ho dovuto cambiarle. E vabbè, volevo cambiare solo una macchina, invece ne ho cambiato tutte e due. Ciao Megulina, adesso è ora di fare la pappa? Facciamo tutti la pappa? Sì, adesso la mamma e i papi preparano la pappa, poi mangiate anche tu e Sammy, vero? Sì, Maggie, sì. Sì? Cosa c'è, Maggie? Cosa c'è con quelle zampine che fai tic tic? Dov'è Semolino? Dov'è Semolino che arriva? Eccolo qua, Semolino che arriva. Lasciala stare, lasciala stare. È geloso, vero che sei geloso? Sei tremendo te. Perché sei gelosissimo, vero Sammy? Proprio geloso. È geloso della mami. Amore, amore mio. Eh sì. Ma quanto sei bella te, sei bellissima, amore mio, sei bellissima. Allora ragazzi, dobbiamo cucinare qualcosa. Vediamo un po' la situazione frigo, a parte il fatto che è un po' un disordine totale. Però io vorrei fare friggitelli, questi qua. Poi, vediamo un po', adesso arriva anche Stefano. Stasera abbiamo deciso che facciamo la grigliata, quindi mangiamo il seitan stasera alla griglia. E poi non lo so, perché abbiamo anche qualcosa di già pronto quando non abbiamo voglia di cucinare, tipo ci sono anche le lasagne del Lidl che è la prima volta che compriamo, dobbiamo ancora provarle. Sì, lo so, non è che è molto salutare mangiare sempre cose confezionate, però quando non si ha voglia di cucinare. Allora io volevo dire solo una cosa: chi è che mi fa sempre la cacchina sul selciato invece che andare nel giardino? Meguli, vieni qua, vieni qui, vieni qui, vieni. Sì, abbraccio. Chi è che mi fa sempre la cacca lì, che poi io la devo raccogliere, con tutto il giardino a disposizione, che almeno mi concimi anche l'erba, No, non sei tu? Se Sammy li fa grossi così, esplode, quindi sei tu per forza. L'ho emozionata. Dammi un bacino. Però siccome siamo già in ritardo, non ci abbiamo voglia di cucinare e noi teniamo sempre di scorta delle cosine già pronte, vogliamo provare queste qua della Lidl. Se facciamo la grigliata ovviamente veg e boh, dai, io inizierei a preparare da mangiare. Allora ragazzi, volevo stendere prima di mangiare queste due giacche, perché io non so se da voi, fatecelo sapere, è arrivata la primavera, un po' continua a far freddo, però forse iniziamo ad avere un po' di sole e un po' di caldo. Allora laviamo le giacche invernali, così le ritiriamo e almeno siamo a posto. Sì, perché mi stai facendo praticamente ininterrottamente l'asciugatrice e la lavatrice anche. E anche l'asciugatrice stanno esplodendo, poveri. Vabbè, ma se c'è da lavare c'è da lavare. Quindi noi stendiamo la roba sperando che arrivi un po' di caldo. Fateci sapere se da voi c'è proprio bella oggi, però io? Sì. Grazie, carino, vero. Oh, si è fatto il no, cos'è? Il pompon qua. Il tuo cappuccio. Sì, ma sta cosa qua, sto cappuccio non è normale, perché sembra il cappuccio di uno di quelli degli Hobbit. Un trucchetto, quando lavate tipo le giacche, i piumoni, comunque quelle cose che hanno l'imbottitura, le mettete in asciugatrice, se ci mettete due palline da tennis, ovviamente pulite, dentro. Giocano. Sì, giocano. E si divertono. Sbattono una con l'altra, insomma, fanno sì che non succede quello che è successo adesso, cioè che si raggruma tutto l'interno da una parte, insomma avete capito, no? Ma dove? Nell'asciugatrice o non la... Nell'asciugatrice e anche nella lavatrice, se volete avere una situazione più pulente, basta mettere delle palline già un po' usate, quindi che hanno perso il colore, pulite nel cestello della lavatrice mentre lavate i panni, e quindi l'azione motoria delle palline che sbatte all'interno del cestello dà un po' più, cioè un pochino più pulente. Invece, se volete provare qualcosa di nuovo e alternativo, un consiglio ve lo do io: mettete dentro un blocchino di cemento dentro la lavatrice e gli fate fare la centrifuga in 1000 giri, vedrete uno spettacolo pirotecnico. Ma perché devi dire? Le nostre lasagnette le abbiamo messe dentro una teglia di, come si dice, di ceramica, perché lì diceva di levare la pellicola e mettere dentro il forno, però rimane tutta la colla, secondo me è una schifezza. Però adesso l'abbiamo messa lì, stanno scaldando, tra un po' le mangiamo, gnammi gnammi. Allora ragazzi, Aurora mi ha appena detto di prendere il cavalletto in modo che giravamo qualcosa assieme. E io ho preso il cavalletto e ho trovato le tracce di cioccolato attaccato al cavalletto. Guardate, quindi... che sembrerebbe cioccolato. No, dimmi tu.
Dimmi tu. Cosa vuoi che ti dico? Cosa hai fatto? Non ho fatto niente, può essere che sei stato tu. No, non è che no, possa sempre essere io perché mangio la cioccolata. No, io l'ho mangiata solo stamattina la cioccolata quando l'ho comprata, quella anche. Della Novi. Sì. Vabbè, ma la Novi non la prendo, la prendo col cucchiaino? Sì, e ci avrei avuto le mani impatacate. Ma non è vero. Sì, è vero, no, mangi la cioccolata, no. Perché ti senti depressa? Vuoi essere felice? La cioccolata ti rende libera? Mi piace, basta. Ma comunque non sono stata io. Potresti essere stato tu a dare la colpa a me, come sempre. Donne, aiutatemi, datemi un supporto morale. Sì, sì, va bene. Ma oh, questo è sfruttamento. Ma che sfruttamento, dai. Sì, giorni di lavoratori. Beh, vai indietro, cacciare. Guarda, c'è anche una molletta qua. Vai indietro. E dove vado? Esco dall'inquadratura se vado indietro. Ma se ti si vede, ti vedo io da qua, dai! Più amici. Ma se strusciamo contro la porta. Ce la fai? Sento. Cioè, un quarto d'ora per piegare un tira, tira bene. Tira, tira. Tira duro. Ormai io tolgo l'audio. Io togli l'audio. Ti, no! Ti, torno indietro, piega ancora una volta. Ma che facce fai? Tira bene. Alza così. Dai, molla! Vendete questo... questo coso? Sto a posto? Sì, sì. Basta, finito. Allora, ieri sera, ragazzi, non ho resistito alla tentazione perché un mio collega mi ha detto che aveva già visto la puntata del Trono di Spade in versione originale, quindi sottotitolata. Madonna, che ma mi ha detto, guardala perché tanto di sottotitoli ce n'è pochi, dialogo ce n'è poco. Non ho resistito, ho voluto vedere il terzo episodio. Oh, wow, ma favoloso, fantastico, non vi anticipo niente, vabbè, che tanto prima che uscirà il nostro video l'avete visto. Sono morti tutti. Ma cosa stai dicendo? Ma no, ma non è vero. Però, grande trono di spade. Ma poi non può finire. Non può finire il Trono di Spade. Io voglio altre 300 stagioni. No, ma sono quelle le serie belle. No, sì, perché io la voglio. Quelle che ti fanno avere una fine, non quelle che continuano all'infinito, tanto perché fanno su soldi e tutte quelle cavolate lì. Quella è una serie da io paura. Io ho fame, ragazzi. Sì, lì c'è scritto 180 gradi 18 minuti, ma mi sa che c'era 18 giorni. Beh, mi sa che no. Per scaldare. Vabbè, adesso mangiamo qualcosina. Ciao ragazzi, siamo venuti finalmente a fare una passeggiata con i nostri cagnolini vicino a casa nostra. Ci sono questi boschi meravigliosi con tutta questa passeggiata, c'è anche un allevamento di mucche da ste parti. Almeno possono fare un po' di libertà e ci divertiamo un po' con loro perché se lo meritano. Vero? Dai, su, andiamo. Forza. Oh, bravi, un po' di beverraggio anche, perché noi portiamo sempre dietro la borraccia per i nostri cagnolini, che loro non si devono disidratare, eh? Bravo, siamo lì. Bravo, bravo. Thank you.
Bene ragazzi, così è arrivato l'ora di cena, adesso prepariamo dei begli spiedini di seitan con i nostri peperoni e poi andiamo a accendere la griglia e andiamo a cuocerli assieme. Bene, adesso che ho tagliato i nostri peperoni a quadrettini e anche il nostro seitan, andiamo a prendere i nostri bastoncini per gli spiedini e andiamo a comporre i nostri spiedini. Semplicissimo, eh? Pezzi di seitan, un peperone. Dopodiché li vado a mettere dentro una teglia, li cospargerò un po' d'olio, un po' di spezie e li lasciamo lì a riposare intanto che la brace si scalda. Bene, adesso ho già messo la brace dentro il nostro carbone, dentro il barbecue, e adesso gli diamo fuoco. Così almeno ho tempo di scaldarsi e di preparare. Guardate ragazzi, i nostri spiedini di seitan sono bellissimi. Niente da invidiare a quelli di carne. Adesso li metto sulla brace e tanto cuociono in pochissimo tempo, più che altro il peperone. Però adesso andiamo a cuocerli, eh. Ottimi, bravissimo. È più buono di buono. C'è qualcuno che gradisce. Quindi buona cena. Bene ragazzi, abbiamo finito di cenare, i nostri rosticini di seitan erano buonissimi, vero? Sì, buoni. Perfetti. Buoni. Perfetti. Quindi oggi abbiamo fatto un po' di cosine. Speriamo di avervi tenuto compagnia, perché il nostro scopo è sempre quello, di tenervi compagnia. E niente, se vi è piaciuto il video mi raccomando un pollice in su, e vi mandiamo un grosso bacione. Sì, ci vediamo al prossimo vlog su Ginger Life, mi raccomando, non perdetene nessuno, e perché ci piace tantissimo condividere con voi i nostri momenti di relax tra virgolette. E niente, ci vediamo e un bacione a tutti e buona serata e ciao alla prossima. Ciao. Ciao.